Sono Michelle Crisantemi, giornalista del gruppo Digital 360. Oggi ci troviamo presso la sede di Ecostilla, azienda che si occupa di servizi di facility management, e ci troviamo con Edoardo De Nardis, responsabile del business development dell'azienda. Ecostilla è una realtà che è stata caratterizzata da una crescita molto rapida, anche grazie a un focus incentrato sulla differenziazione dei servizi offerti ai clienti e un'attenzione particolare all'innovazione e alla sostenibilità. E adesso state compiendo un ulteriore passo avvicinandovi al mondo della B Corp. Ci puoi descrivere come è stato questo percorso? Assolutamente, sì, è un percorso che è iniziato a settembre ed è stato abbastanza naturale per Ecostilla. Ci posizioniamo infatti nel segmento premium del facility management e anche grazie al continuo scambio con nostri clienti, con possibili prospect, ci siamo avvicinati a in qualche modo volerci differenziare nel settore. E di conseguenza una delle prime cose che abbiamo pensato è stata proprio a questa certificazione B Corp, che pensiamo ci potrà dare una grande mano a volerci ulteriormente appunto portare ai massimi di questo settore. E che cosa vuol dire per voi avvicinarvi a questo mondo del B Corp? Vuol dire proprio portare nel mercato una value proposition che sia nuova, che sia innovativa e che ci possa permettere di distinguerci in una miriade di aziende che comunque fanno questo lavoro. Pensiamo che comunque in questo periodo storico le aziende stiano cercando anche fornitori che possano portare valore aggiunto e non solo fare il loro compitino, e di conseguenza anche queste certificazioni ci possono dare una grande mano. Ecco, la sostenibilità per voi è sempre stato un focus primario, dai prodotti scelti anche all'attenzione alla formazione del personale. Ci puoi dire di più di come si declina appunto questo impegno all'interno della vostra azienda? Certo, appunto, mi ricollego alla prima domanda dove dicevo che appunto per noi è stato naturale questo passaggio, proprio perché in quelle che penso siano i due pilastri fondamentali di Ecostilla già da tempo si faceva questo senza la certificazione vera e propria. Direi che appunto questi due pilastri fondamentali sono quelli del personale, dove da sempre è scontato dirlo, ma Ecostilla con contratti del tutto a norma che vanno in qualche modo anche a proteggere e a rispettare i dipendenti, che sappiamo nel settore essere l'asset più importante per un'azienda. Lo facciamo con una continua formazione sia on the job che invece presso la nostra sede. Pensiamo che proprio il training e il rispetto per le persone siano un valore aggiunto fortissimo sul mercato. Un altro pilastro importante è quello dei fornitori, dove quindi la differenziazione, per esempio, la effettuiamo grazie a continue ricerche con i nostri fornitori di materiale chimico. In questo momento stiamo sviluppando una linea ad hoc con uno dei massimi produttori italiani di materiale per sviluppare una linea totalmente plant-based. E l'altro focus dell'azienda invece è quello appunto sull'innovazione, a partire dalle soluzioni scelte anche per gestire appunto le risorse interne. È un percorso che state portando avanti da diversi anni. Ci puoi riassumere quali sono state le tappe principali di questo processo? Assolutamente, anche in questo caso Ecostilla si è mossa, diciamo, in anticipo probabilmente rispetto a quello che sono gli standard di mercato. L'abbiamo fatto con il continuo sviluppo di alcune applicazioni sia ad uso interno che a beneficio del cliente. Una delle più importanti a uso interno è che, diciamo, è una cosa che magari non è scontato da pensare, ma la stragrande maggioranza della nostra, diciamo, forza lavoro è straniera, di origine straniera, di conseguenza con tutti i problemi di lingua legati appunto al gestire il lavoro presso l'appalto del cliente. Di conseguenza abbiamo sviluppato un'applicazione che traduce sul momento in tutte le lingue del mondo le istruzioni, proprio in quell'ottica di training on the job di cui si parlava prima. Di conseguenza un facilitare il nostro personale a svolgere al meglio il proprio lavoro sull'appalto in questione. La seconda, che invece è sia a beneficio della workforce management interno ma anche del cliente, è di un'altra applicazione usufruibile da tutti, che permette al cliente di segnalare piccoli errori, piccole insoddisfazioni o semplicemente cose che vorrebbero vedere migliorate. Di conseguenza si apre come una sorta di ticket per il dipendente, che può andare ad eseguire sul posto di lavoro, a fotografare il prima dopo, a in qualche modo fare una sorta di percorso completo di come si è portata alla risoluzione del problema in questione. Grazie mille Edoardo, è stato un piacere parlare con te e anche vedere di persona la sede di Ecostilla. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci. Grazie a te Michelle, anche dell'opportunità, a presto.